bentornati in questo video. Oggi è un video un po' particolare dove vi mostro una delle ultime creazioni che ho realizzato. Non l'ho realizzata insieme a voi perché è stato abbastanza lungo da fare e poi sarebbe stato davvero complicato mostrarvelo, ma se volete vedere qualcosa di simile, insomma, non quello ormai perché l'ho già fatto, un altro identico o comunque molto simile in un video, fatemelo sapere. Comunque oggi andremo a vederlo tutto, io vi spiegherò al meglio, insomma, come l'ho realizzato, quindi secondo me riuscirete a capirlo ugualmente, insomma, se avete un po' di pratica. Prima però mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video e lasciate un mi piace al video. Dunque, nel video di oggi volevo mostrarvi come ho realizzato il calendario del 2019 con delle fotografie e utilizzando insomma la tecnica dello scrapbook, diciamo, anche se in realtà non sono molto molto brava in questa tecnica, insomma, ci provo, ho iniziato, mi piace, però non sono esattamente una delle più brave, insomma, online si vedono dei capolavori e io non sono in grado di fare questo, però comunque vi mostro quello che ho realizzato io che magari potrebbe darvi qualche spunto e qualche idea. Dunque, per il mese di gennaio ho utilizzato questo cartoncino decorato con degli orologi. In realtà quello che ho cercato io realizzando il calendario è stato semplicemente quello di cercare di abbinare meglio che potevo i colori, alla quale ho attaccato questa immagine che è appunto un filtro un po' antichizzato, diciamo, come il cartoncino di base, alla quale ho attaccato nel bordo un merletto, insomma, di questo tipo molto molto carino. Qui ho stampato in questo mese, ma anche per tutti gli altri mesi, un calendario. Io non l'ho fatto a mano perché non ho avuto tempo, avrei preferito però realizzarlo a mano. E qui, insomma, semplicemente ho colorato i giorni delle domeniche. Poi ho realizzato con i pastelli acquerellabili e i tratto penne, insomma, la scritta del mese di gennaio riprendendo gli stessi colori del cartoncino e dopodiché ho realizzato come tocco finale il bordo sempre con i pastelli acquerellabili utilizzando appunto un marroncino. E questo è il mese di gennaio. Un'altra cosa che volevo dire, la maggior parte dei cartoncini di base li ho acquistati su un set che vendevano da Lidl l'anno scorso, insomma un po' di tempo fa, ma ogni anno li rimettono. Per il mese di febbraio ho utilizzato un cartoncino bianco semplice che poi io ho decorato con dei pois colorati e poi ho incollato l'immagine prima sopra un cartoncino decorato verde con dei pois colorati, appunto lo stesso colore che ho utilizzato poi io per riprendere appunto la fantasia del cartoncino decorato. Ho attaccato la foto prima sul cartoncino verde che ho ritagliato con una forbice, insomma, con questo motivo qui a ondine, e poi l'ho attaccato sul cartoncino. Ho anche qui stampato il calendario e poi realizzato come prima il nome del mese, quindi il mese di febbraio, riprendendo i colori che avevo già utilizzato sul resto del cartoncino e che c'erano sulla decorazione del cartoncino verde. E poi per riempire ho realizzato anche queste specie di fiori, di girasoli, di coccarde, non so, chiamatele come volete. Riprendendo sempre gli stessi colori e anche il cartoncino che ho utilizzato per la fotografia. Come tocco finale, anche qui ho creato il bordo giallo che riprende appunto i colori delle scritte. Per il mese di marzo ho utilizzato della carta dell'uovo di Pasqua, questa qui rosa a pois bianchi. E poi ho utilizzato della carta da regalo, che è questa qui viola,
con disegnati dei fiori, delle gerbere precisamente, e poi ho incollato la foto sopra questi due fogli e poi sopra un cartoncino bianco che io ho decorato con questi fiori qua che riprendono appunto i colori della carta regalo. Ho realizzato questi bruttissimi fiori utilizzando le stesse due carte che ho utilizzato per la fotografia. E qui sì, non avevo l'ispirazione, ma mi sembra che l'abbiate capito. Ho realizzato la scritta a mano, riprendendo sempre gli stessi colori. Qui c'è la stampa del calendario, dove ho attaccato anche uno scotch metallico rosa, sempre più o meno degli stessi colori che ho utilizzato nel resto del mese di marzo. E anche qui il bordo riprende i colori dei fiori. Per quanto riguarda il mese di aprile, anche qui ho utilizzato un cartoncino decorato, questo qui è sul beige. Ho incollato la fotografia prima su una carta da regalo bianca con i pois oro e rosa e che ho ritagliato utilizzando questa fantasia qui un po' particolare, tipo francobollo, diciamo. Poi sempre sulla fotografia ho utilizzato il cartoncino verde a pois che ho utilizzato in uno dei mesi precedenti. E l'ho impreziosita utilizzando questa riga di paillette che gli dà decisamente molto più luce e colore, che poi ho riutilizzato per riprendere un po' il motivo, insomma, sul resto del cartoncino. Per il mese, per il calendario ho utilizzato sempre una stampa che però ho incollato su una carta da regalo a quadretti verdi. E per la scritta del mese invece l'ho scritta e l'ho realizzata e ritagliata dal cartoncino a pois. E questo qui è il mese di aprile. Questo invece è il mese di maggio, utilizzato anche qui come base un cartoncino decorato sui toni del grigio. Partiamo questa volta dal calendario dove ho realizzato la stampa e poi ho attaccato sul fondo anche qui lo scotch metallico rosa e poi ho realizzato una scritta in rosa e azzurro che poi vedremo riprenderà i colori appunto che ho utilizzato sulla decorazione per la foto. Per quanto riguarda la foto, appunto, ho incollato la foto prima su una carta da regalo a quadretti blu e azzurri e anche su un altro tipo di carta da regalo che è quello che ho utilizzato su uno dei mesi precedenti, quello con le tonalità del viola e del rosa con le gerbere disegnate. Ho decorato il tutto ancora con delle farfalline in 3D che al momento non si vedono perché sono schiacciate insomma dalle altre pagine, ma comunque sono in 3D, insomma, così fosse riuscita a vederle meglio. E poi anche qui ho realizzato il bordo sempre con i pastelli acquerellabili e questa è la pagina finale per il mese di maggio. Per il mese di giugno anche qui ho utilizzato un cartoncino decorato. Questo qui sui colori dell'arancio e del grigio. Ho incollato la fotografia su un cartoncino decorato con delle decorazioni grigie e nere che ho ritagliato con una forbice che ha realizzato appunto questa ondulatura qui. E poi ho realizzato anche il bordo nero, insomma, per far risaltare di più la fotografia. Mi dispiace che a volte non si mette a fuoco molto velocemente, ma comunque si vede tutto bene. Qui c'è il mese di giugno, qui ho utilizzato un altro scotch metallico, questa volta è argento, alla quale ho realizzato anche dei triangolini arancioni e anche qui ho creato il bordo appunto con la penna nera in modo da risaltare un po' la forma su questo cartoncino che è molto decorato ed è un po'
nascondo un po', insomma, le cose, e anche qui ho realizzato la scritta del mese di giugno riprendendo i colori del cartoncino di base. Dunque, per il mese di luglio ho utilizzato come base un cartoncino verde con questa fantasia qui. Per il calendario e per la fotografia ho utilizzato le stesse decorazioni che, alla quale praticamente ho attaccato come bordo sia degli scotch metallizzati sul colore del giallo con delle margherite disegnate, sul calendario le ho attaccate a destra e a sinistra, mentre sulla fotografia le ho attaccate in basso e in alto. E anche ho utilizzato il cartoncino, quello verde a pois, che ho utilizzato anche nei mesi precedenti, e anche questa volta invertendoli in basso e in alto per quanto riguarda il calendario e a destra e a sinistra per quanto riguarda la fotografia. E per decorare un po' di più ho realizzato, dei soli riprendendo appunto i colori del giallo dello scotch, e per la scritta del mese anche qui ho ripreso con i colori del verde che riprende anche un po' la fotografia, e il verde chiaro, insomma il verde scuro. E tutte queste scritte qui, non mi ricordo se ve l'ho già detto, le ho realizzate con i pastelli acquerellabili e poi con le tratto pen nere. Per il mese di agosto ho utilizzato questo cartoncino decorato qui. Questo cartoncino è decorato con delle piume, diciamo che la base è molto chiara, le piume sono di un grigio blu. La fotografia l'ho incollata su due triangoli di cartoncini, uno in alto, diciamo, e uno nel basso, e hanno questa decorazione qui. È una decorazione che secondo me stava bene, insomma, con la base come colori, ed è un cartoncino decorato anche questo su base blu. E questo cartoncino l'ho utilizzato anche per fare delle strisce, una è questa e una è qua in alto, sempre per la fotografia ho realizzato un bordo blu, mentre per il calendario ho realizzato anche qui il bordo blu e poi l'ho impreziosito, diciamo, con uno scotch metallico sul colore dell'azzurro. Il mese di agosto, come gli altri, l'ho realizzato a mano e ho ripreso i colori appunto della foto e un po' di tutti gli altri cartoncini con il blu e l'azzurro. Dopodiché ho realizzato, sempre come le scritte dei mesi, anche delle conchiglie, una stella marina, un ventaglio, insomma delle conchiglie che poi ho appiccicato come decorazioni per il mese di agosto. Per il mese di settembre ho utilizzato come base un cartoncino bianco alla quale ho decorato, insomma, con dei cerchi, delle spirali verdi e dei triangolini di carta regalo verde, la stessa carta che ho utilizzato per i mesi precedenti. Questa carta l'ho utilizzata anche come base per la fotografia, quindi un grande rettangolo di questa carta decorata e poi un altro rettangolo più piccolo con una carta decorata sempre a base verde ma con dei fiorellini rosa, e poi appunto l'immagine sopra con nel bordo lo scotch giallo con le margherite. Per il calendario anche qui uno scotch rosa metallico, e per la scritta del mese di settembre, questa molto più semplice rispetto alle altre, ho scelto di realizzare una lettera con ogni colore, insomma per riprendere un po' tutti i colori che ho utilizzato, quindi il verde, il giallo e il rosa. Per il mese di ottobre ho utilizzato un cartoncino decorato con la stampa di francobolli tutti diversi, tutti decorati. Come base per la fotografia ho utilizzato la carta da regalo bianca con i pois rosa e oro, anche qui con il taglio a francobollo, diciamo, lo chiamo così perché in realtà non so come si chiama, e anche qui l'ho decorato con il
lo scotch giallo con le margherite e il bordo rosa, uguale anche per la stampa del calendario, con un bordo rosa che si vede a malapena però c'è, e lo scotch metallico rosa. E per la scritta del mese di ottobre, questa volta ho scelto di farla a righe rosa e arancio, rosa e giallo, non si capisce bene, comunque si vede poco, e anche qui per riprendere insomma un po' i colori del mese. Anche qui per il mese di novembre un cartoncino decorato, questo è semplice a righe grigio, nero e azzurro, verde, blu, è un colore un po' particolare. Come base per la foto ho utilizzato questo cartoncino qui, che l'ho già utilizzato in uno dei mesi precedenti, e lo scotch metallico azzurro, per il calendario lo scotch metallico azzurro, per la scritta del mese di novembre ho ripreso ovviamente i colori del cartoncino, quindi questo azzurro e il grigio, e poi la penna nera. E poi ho realizzato, sempre come la scritta, anche delle nuvolette, e anche queste insomma riprendono un po' i colori, e le ho appiccicate un po' come decorazione. Ultimo mese, ed è il mese di dicembre, questo è quello un po' più pieno diciamo, ho utilizzato come base un cartoncino verde scuro, come base per la fotografia della carta da regalo rossa, che ho ritagliato con questa forbice che crea questo zig zag, sì, di qua si vede meglio. E poi per il calendario ho utilizzato invece come base una carta da regalo natalizia, dove non si vede molto bene, però insomma ci sono tutte decorazioni natalizie, pacchi regalo, arance, pungitop, insomma tutto ciò che ha a che fare con il Natale. Per il mese di dicembre ho realizzato una scritta a puntini verdi, verde chiaro, verde scuro e rosso, e come decorazioni ho ritagliato tutte le decorazioni che non si vedono insomma sulla base del calendario, e comunque c'è la scritta Buon Natale, la stella, i gingilli, i regali, un fiocco, il pino, l'albero, Babbo Natale, un angelo, insomma tutte queste decorazioni che si rifanno al Natale, andandole appunto a ritagliare dalla carta regalo. Mi dimenticavo di dirvi una cosa importante: per legare tutto il calendario ho realizzato dei fori con la bucatrice, quella per realizzare i fori appunto sui fogli, e li ho uniti insieme ai gancetti, agli anellini che si utilizzano per i portachiavi appunto, e li ho tenuti, li tengo uniti con questo. Andrò poi ad aggiungere un filo all'interno dei due anelli in modo da poterlo appendere, e poi di mese in mese basterà girare il foglio, insomma, e si girerà tranquillamente senza fatica. E niente, con questo è tutto. Io spero che il video in qualche modo vi torni utile o comunque vi sia piaciuto. Mi spiace aver coperto insomma le foto, sapete quanto io ci tenga a questa cosa, e probabilmente verrà fuori un putiferio come ogni volta che copro appunto delle immagini. Mi dispiace, così è e così rimarrà. Niente, ad ogni modo, se il video vi è tornato utile, se vi ha dato qualche idea, qualche spunto, lasciate un mi piace al video, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!